problemi a causa delle forti piogge di questi giorni in tutta la Lombardia. A Baranzate, acqua nelle strade a causa dell'esondazione della torrente Merlata, idrovore in azione anche a Pogliano Milanese, a Rho, a Besozzo e a Lonate Pozzolo. Chiuse anche molte provinciali a Valbondione, a Lecco, a Premana, a Bellaggio e a Ardenno a causa di frane. Ormai ufficiale, sono cinque le aziende regionali che in Lombardia si occuperanno di edilizia residenziale. La giunta regionale ha infatti nominato i presidenti di cinque società pubbliche. Su Milano e Provincia opererà Gian Valerio Lombardi, già prefetto del capoluogo lombardo. Emilio Isacchini, presidente di Federcasa, si occuperà delle province di Brescia, Cremona e Mantova. Le province di Varese, Como, Monza e la città di Busto Arsizio sono state affidate a Mario Sala, anche lui di Federcasa. Le tre province di Bergamo, Lecco e Sondrio sono andate al finanziere Luigi Mendolicchio, mentre quelle di Lodi e Pavia al sindacalista Franco Bettoni. Dramma nella notte a Caravaggio. In un incidente ha perso la vita una donna di 27 anni. La giovane viaggiava in auto con una dotta da una 24enne quando la vettura è uscita di strada, finendo contro la cabina elettrica. Un 46enne bergamasco è stato arrestato per rapina dallo stesso carabiniere che circa un mese fa lo aveva salvato dal suicidio. Il 46enne aveva rapinato una donna di 80 anni a Cernusco Lombardone, in provincia di Lecco. Il Parco regionale del Serio, che interessa la Bergamasca e il Cremasco, ha realizzato un nuovo calendario. Protagonisti assoluti gli animali colti dai fotografi che hanno partecipato alla quarta edizione del concorso fotografico Emozioni sul Serio. Il calendario è già in distribuzione gratuita nella sede del parco a Romano di Lombardia e nelle biblioteche dei 26 comuni che compongono la comunità del parco. I carabinieri di Pero hanno sgominato una banda che spacciava cocaina e eroina. L'indagine, denominata Piazza Bianca, era iniziata ai primi mesi del 2013 e si è conclusa ieri con 24 arresti. Il recupero di oltre 16 kg di droga e il sequestro di ingenti somme di denaro. Il giro d'affari era di oltre 1 milione di euro al mese. La donna che uccise nel 1993 la figlia 18enne a causa della gelosia verso un uomo, Rosalia Quartararo, ha passato il suo primo Natale fuori dalle sbarre. Dopo 20 anni di carcere ha ottenuto un permesso premio. Si trattò di un delitto che fece molto scalpore nell'Odigiano, perché il cadavere della giovane fu lasciato proprio in una roggia del territorio. Si fa sempre più acuta la crisi del settore dei suini in Lombardia ed in tutto il nord Italia. Per iniziativa dell'assessore regionale Gianni Fava, i rappresentanti di Piemonte, Veneto, Friuli, Emilia e Lombardia hanno invitato il ministro Nunzia De Girolamo a convocare entro gennaio il tavolo di filiera. Sul tavolo il prezzo della carne di suino da conferire agli allevatori. Attualmente non è in grado di assicurare l'esistenza degli allevamenti italiani. Incidente sulla tangenziale di Milano tra Ripamonti e l'ingresso della A1. Due mezzi si sono scontrati e due persone, un uomo di 83 anni ed una donna di 49, sono rimaste ferite. Sono state portate all'ospedale di San Donato Milanese. Ancora vandalismi a Crema. Ignoti hanno preso di mira la palestra di via Toffetti, mettendo a soqquadro il centro sportivo. Danni alle vetrate, alle strutture, dal campo di rugby. Incontro in comune a Lodi sulla vicenda dell'ex Polenghi Lombardo. La proprietà, il gruppo New Lat, ha deciso un nuovo ridimensionamento della capacità produttiva dei suoi stabilimenti sparsi su tutto il territorio nazionale. A Lodi dovrebbero essere licenziati 38 dipendenti, con la prospettiva che l'ex Polenghi divenga di fatto un semplice deposito. Se ne è parlato in comune con sindaco e assessore alle attività produttive.
È stato ritrovato il corpo dell'uomo che era stato visto scomparire nel canale Muzza tra Lodi e Lodivecchio. Si tratta di un 55enne di Mairano allontanatosi da casa con i suoi due cani. Furto nella notte di Natale nell'appartamento del parroco di Gossolengo, nel quartiere Besurica a Piacenza. Ignoti hanno messo a soqquadro i locali mentre il sacerdote stava celebrando la messa. Ancora non quantificato il bottino. La crisi continua, le difficoltà aumentano. Nessun problema, nel Lodigiano amicizia, vicinanza e solidarietà non vengono meno, anzi si moltiplicano. Ce se ne accorge in occasione del premio alla bontà. Nella sala consiglio di Palazzo Broletto anche quest'anno sono stati 6, ma potevano essere di più i lodigiani che si sono meritati un premio nato nell'immediato dopoguerra. Si tratta di Diamante Borsani, da anni impegnata alla Vergognone, di Giancarlo Colombo, fondatore del Movimento per la Vita, di Amelia Rasini, volontaria alla mensa pubblica, di Roberto Benedetti, da sempre vicino al mondo dell'handicap, di Ornella Gallo, volontaria in diverse associazioni cittadini, e di Renato Fenini, pediatra in pensione. 13 nordafricani, tra i quali anche donne e bambini, sono rimasti intossicati in un'abitazione di Mortara a causa delle esalazioni di un braciere. Sono stati portati al Niguarda di Milano e all'ospedale di Vigevano. Un 44enne di Mortara è stato arrestato dopo aver rubato un telefono cellulare ad un tassista che lo aveva accompagnato da casa a Milano. L'uomo aveva raccontato di non avere i soldi e di voler tornare in famiglia. Il tassista, impietosito, lo aveva accompagnato gratuitamente, ma poi si era accorto del furto.